E Dio sia lodato in eterno da ciascuno che ode queste parole di questo verso detto da Gesù. E nel capitolo 16 di Matteo, verso 18, teniamo presente che Gesù sta parlando ai suoi discepoli, non a quelli di fuori. E dice così: ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa. È chiaro che questi credenti hanno conosciuto chi era Gesù. Per questa ragione lo seguivano. E qui Gesù ha da dirgli qualche altra cosa importantissima a tutti coloro che hanno creduto in lui. Mi è rimasta impresso la parola io è una persona che si esprime in tante maniere, con cose buone e con cose cattive. Ebbene, quell'io che Gesù parla ai suoi discepoli, i discepoli lo conoscevano chi era, che era venuto dal cielo a morire sulla croce per dare la vita a tutti gli uomini. E diventando credenti, avevano un cammino da percorrere, come tutti noi. Dio ha iniziato un'opera in noi, però non siamo in cielo ancora, siamo su questa terra. Ed abbiamo bisogno di chi? Di questo io. Io vi dico che edificherò la mia chiesa. Quindi Gesù è venuto in questo mondo per crearsi un popolo nuovo. E che nella sua predicazione molti hanno creduto. Però, come abbiamo detto, c'è un cammino da percorrere. E questo cammino da percorrere, il credente ha bisogno di Gesù, perché gli ha detto: io, non altri, io edificherò la mia chiesa. Gloria a Dio. E infatti, anche negli Efesini, nel primo capitolo, verso 22, dice che lui è il capo della Chiesa, al di sopra di tutte le cose, non poche, ma tutte. Dobbiamo riflettere queste parole di Paolo, perché Paolo aveva capito molto bene che se non dipendeva da Gesù non avrebbe fatto nulla. Infatti, egli attendeva sempre da Gesù. Quindi dobbiamo dipendere da Gesù. Ancora è scritto, sono queste le parole di Gesù, nell'ultimo verso dell'Evangelo di Matteo è scritto che io sono con voi sempre. Ma perché? Perché ogni credente
durante il nostro pellegrinaggio terreno abbiamo bisogno di Gesù. E abbiamo citato Efesini 1:22, ma il verso che viene appresso, il 23, Gesù porta un bel paragone che riguarda quello che abbiamo detto fino adesso, cioè che la Chiesa, quella di Cristo, sono membri spirituali del suo corpo, che lui ne è il capo. Quindi, come noi abbiamo delle membra del nostro corpo fisico, abbiamo anche un capo. E le membra del nostro corpo si muovono secondo quello che è l'ordine che gli viene dal capo. E così ancora la Chiesa. Noi siamo membri spirituali del corpo di Cristo e Lui ne è il capo. Quindi le membra di questo corpo devono essere indivisibili ed interdipendenti. Cosa significa interdipendenti? Che le membra devono essere unite, strette l'un con l'altro, come il nostro corpo fisico. Se la mano non è attaccata al braccio o il piede non è attaccato qui alla gamba, non si può camminare, non si può toccare nulla. E così la Chiesa di Gesù, le membra del suo corpo spirituale, è la sua Chiesa, di cui lui ne è il capo. Benedetto è il nome dell'Eterno. E perciò anche Giovanni, in Giovanni, nel capitolo 17, quella preghiera che Gesù eleva al Padre, parla riguardo al Padre, dicendogli: Padre, 17, 20 e 21, dice: Padre, io desidero che tutti coloro che tu mi hai dato e che hanno creduto anche alla loro parola siano uno tra di loro e con noi. Quindi ritorniamo qui che la Chiesa è una, indivisibile ed indipendente. Gloria all'Eterno. E questo, fratelli, sta anche a significare, fratelli miei, come scritto in Luca 6:40, se non vado errato, dice che ogni buon discepolo deve essere come il suo maestro. Ogni buon discepolo deve essere come Gesù. Lui è il primogenito, scritto, dei molti fratelli che siamo noi. Ma attenzione qui! Primogenito. E noi dobbiamo imitare Lui. Questo sta a significare che noi, Suoi fratelli, dobbiamo essere gemelli di Gesù, perché dobbiamo assomigliare a Lui. Non basta dire che noi siamo fratelli, ma dobbiamo essere anche gemelli di Gesù. Far tutte le cose che Lui ha fatto al Padre. Lui ha servito il Padre in una maniera straordinaria e noi dobbiamo imitarlo, il che significa essere uguali a Lui, gemelli. Gloria al nome del Signore. Ebbene, questi gemelli
sempre nel capitolo 17, verso 24, Gesù ne parla al Padre e gli dice: Padre, io voglio che tutti coloro che tu mi hai dato vengano la mia gloria. Che parole! Tutti coloro che tu mi hai dato vedono la mia gloria. E qui sta a noi. Ma sta a noi studiarci di essere come Gesù, fratelli miei, perché purtroppo, come Gesù ha accennato, che sorgeranno molti falsi cristi, cioè falsi messaggeri, perché Cristo significa messaggero di Dio, falsi messaggeri che per molte ragioni sono in opposizione alla dottrina di Gesù. Sono degli anticristi, il che purtroppo questi anticristi nascono, come scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, nel capitolo 2, nascono proprio in mezzo alla Chiesa e che creeranno molti disagi a quei credenti che sono gemelli di Gesù, che cercano di aiutare Gesù. Non maledirli, anzi, pregare per loro, però non seguirli. Noi non possiamo porre altro fondamento che Gesù. Lui è il fondamento della Chiesa. Così dice Paolo nella Prima Corinti, capitolo 3, verso 11. Ebbene, se noi siamo fondati su questo fondamento, non ci sono forze visibili ed invisibili che possono fermare il nostro cammino verso il cielo. Non a caso Gesù disse un giorno: io sono la via, la verità e la vita. Lui è la via, non dice una delle vie, no, no, è la via, una sola. Ben dice Giovanni, nella sua prima epistola, nel capitolo 5, che chi ha Gesù ha la vita, chi non ha Gesù non ha la vita. Quindi, vogliamo la vita? Seguiamo Gesù fino all'ultimo alito della nostra vita. E a Lui poi in eterno daremo la sua gloria sul cielo. E Dio sia lodato, che benedetti in eterno.